dove dovrei vivere la mia nuova vita. Una fiumana di gente si muove in massa attraverso terra e mare. Un esodo collettivo di proporzioni bibliche allontana dalle proprie radici intere popolazioni in fuga da conflitti, carestie, povertà e persecuzioni. Questo racconta Human Flow, flusso umano, attraverso la testimonianza diretta di Ai Weiwei, l'artista cinese attivista per i diritti umani che applica la propria sensibilità pittorica ai grandi scenari del presente. Dal lato contenutistico, quello che colpisce è la magnitudo del fenomeno, descritta sia in termini numerici sia attraverso inquadrature gigantesche, spesso filmate dall'alto, in cui i campi profughi e le colonne di migranti appaiono in tutta la loro immensità e allo stesso tempo in tutta la loro dimensione entomologica. Anche dal punto di vista artistico, queste inquadrature sono la parte più riuscita di un documentario che per impatto visivo è paragonabile a certe fotografie di Salgado che raccontavano i formicai umani creati dalla miseria e dalla guerra. Nella sua ansia di raccontare tutti gli esodi possibili, il regista però viaggia attraverso una quarantina di campi profughi e 23 paesi, riempiendo fino all'orlo il film di immagini, numeri e notizie. Funziona bene, invece, il contrasto tra grandi quadri e testimonianze individuali. Il documentario di Weiwei testimonia il senso di smarrimento di quelli che definisce dislocati piuttosto che migranti e mette l'accento sulla mancanza di accoglienza riservata loro da un mondo che invece di creare più corridoi umanitari alza steccati e erige sempre nuove barriere.